vediamo alla battuta De Bernardo, lo scambio con il compagno Cusati, poi Bianco, Claudio, portapalla, la scambia con Coppola, da Coppola in esterno, brevissimo per Scarpitta, niente da fare, vediamo Coppola che in scivolata prova a fermare un avversario, adesso è Iannuzzi che prova questa sortita e Fittipaldi che in qualche modo riesce a recuperare, poi clamoroso il tiro e palla in rete, palla in rete, la rete è del giocatore Fiumarella. Se l'ha guadagnato questo gol Fiumarella, perché ci ha creduto fino alla fine, i due calciatori hanno cercato di attaccare gli spazi e purtroppo c'è stata una svirgolata di Bianco che ha aiutato i calciatori del Marina a provare due volte, due tentativi verso la porta. Amiranda, palla in mezzo, pennellata ed è bravissima in rete, la seconda rete di Marsicano. Marsicano, Carmine Marsicano, palla pennellata perfetta da parte di Michela Miranda e Marsicano realizza la rete dell'1-1. Poi il lancio in avanti, ancora Stotuto in possesso di palla in mezzo, Coppola, il tiro di Coppola che non va e il pallone che finisce addirittura dall'altra parte della bandierina, si partirà. Coppola, se prende il pallone come lo deve prendere? Sì, si portava la rete, tutto a mare. È chiaro che purtroppo ci stanno anche... Sfortunato. Sì, ha colpito esterno, diciamo, di sinistro e quindi ha svirgolato palesemente la palla. Che al ventesimo ha colpito il palo. Adesso è Pellegrino che prova il tiro da fuori. Poteva optare anche per uno scambio con Stotute e entrare in area. Però ha provato il tiro l'attaccante che ha realizzato tre gol nella gara, di Coppa contro la compagine del grandissimo intervento di Bianco. Ancora Bianco in mezzo a tre avversari, chiama qualche compagno libero, trova Stotuto che alza il pallone, Stotuto e gol! Grandissimo gol di Stotuto, grandissimo gol, il primo gol e tutti addosso a lui, gli vogliono un bene matto questi ragazzi, Stotuto inquadrato clamorosamente e c'è da dire un'altra cosa, che praticamente Claudio Bianco ha pennellato questo pallone, che azione di Claudio Bianco, ha preso in mano la squadra in questo momento e poi Stotuto a terra, speriamo che non sia niente di grave, ma che gol questo Stotuto. Dobbiamo aggiornare il numero 13, Cetrangolo è entrato forse al posto di Russo per la Polisportiva Marina. Sì. Dobbiamo verificare questo cambio. C'è stato e adesso c'è il Marina solo davanti al portiere Linardi, il tiro e la palla in rete. 2-2, ancora una volta Iannuzzi realizza la rete dell'1-1. La rete del precedente era di Scutumella. 2-2. Si sono distratti. Se passa questo pallone per Iannuzzi era palla pericolosissima e adesso dall'altra parte Stotuto davanti al portiere, Stotuto aspetta ed è rete, doppietta del giocatore di Moricerati, 3-2 e ancora una volta Luca Stotuto, doppietta personale per il ragazzino classe 99, bisogna dire che Paolo Scarpitta ha messo tutta la sua esperienza a accompagnare questa palla, il signor arbitro secondo me ha fatto benissimo a non fischiare il fuorigioco perché il ragazzo veniva da dietro, quindi ha letto molto bene l'azione. Vediamo adesso Panzuti che lascia il pallone per il giovane Stotuto, poi Pellegrino che prova a liberarsi di un paio di avversari, entra in aria Pellegrino, il tocco per Stotuto, Stotuto ancora davanti al portiere, lo supera! Che gol! Che gol! Che eurogol! Ha superato il portiere, l'ha fatto sedere e ha messo in rete la rete del 4-2 che rafforza questo risultato. Grandissimo! È un talento fortissimo questo ragazzo, tutti ad applaudire e se li merita tutti, una tripletta! E a questo punto
si merita anche il pallone, se lo può portare a casa. In Serie A succede questo, quando un calciatore durante la partita 95 minuti fa una tripletta, gli lasciano e il pallone. I complimenti anche degli avversari, è chiaro, è giusto. È una partita sportiva tra due squadre. I complimenti da parte del giocatore Ciociano per il molto molto bello questo Luca fa onore, uomo match, fa onore. E il direttore di gara dice game over, è finita qui allo Stadio Italia di Sapri. Il risultato finale di 4-2. Siamo qui con Marsicano, il dopo partita dell'AS di Nuova San Vito Sapri contro la Polisportiva Marina. Hai fatto il secondo gol, complimenti Marsicano, vuoi dire qualche cosa in merito? No, vabbè, voglio ringraziare tutto questo gruppo, che è un gruppo splendido. Ci stiamo allenando molto, ci stiamo mettendo molta voglia per quest'anno, vogliamo fare un bellissimo campionato, speriamo che vada. Poi il mio gol è in merito di tutta la squadra, non è solo merito mio. Beh, tu giochi in modo dirigente, io ti vedo già questa terza partita, insomma, fai il tuo dovere da buon calciatore, sei un ragazzo di esperienza e non è un caso che hai fatto già il secondo gol da centrocampista. Vuoi dire qualche cosa in merito ai ragazzi del 99, questo statuto Luca? Il statuto Luca è un talento, non c'è niente da dire, penso che si vede partita per partita, ogni partita fa la differenza. Quindi 99 quest'anno ce lo cresciamo noi, diciamo come un nostro figlioletto, poi l'anno prossimo spero per lui che fa più bene di quest'anno. Bravo, complimenti a tutta la squadra e anche a te Marsicano, alla prossima. Siamo nel dopo partita con il mister Antonio Scarpitta tra l'AS di Nuova San Vito Sapri e la Polisportiva Marina. Ricordiamo il risultato finale di 4-2. Mister, è stata veramente una bella partita, giocata molto bene, combattuta, e questa volta l'esperienza ha fatto la differenza. Ma è stata una bella partita, perché comunque le partite belle si fanno sempre in due, con due squadre che giocano a calcio, che comunque offrono dello spettacolo giustamente anche per la gente che viene qui al campo. La partita è stata molto equilibrata, gli episodi forse hanno favorito un attimino noi, anche se noi purtroppo pecchiamo un attimino un po' di esperienza, forse loro sono una squadra molto più esperta di noi, però alla lunga comunque abbiamo lottato, i ragazzi comunque hanno lottato e abbiamo portato a casa questo risultato che aspettavamo come prima vittoria del campionato. Dopo tre gare, diciamo, è molto importante. I primi tre punti in prima categoria, grande soddisfazione. Vogliamo dire due cose per questo ragazzo classe 99 che oggi ha fatto tre gol e ha portato via il pallone. Ma guarda, Luca è un ragazzo, è in gamba, lasciamolo lavorare con calma senza stressarlo più di tanto, perché si sa quando un ragazzo di 16 anni comincia un attimino a trovarsi in delle realtà forse molto grosse per lui, è vero, anche se meriterebbe qualcosa in più, però quest'anno ce lo godiamo noi, speriamo un futuro ottimo per lui. Ne ha le capacità, però deve lavorare, deve fare molti sacrifici perché la salita è appena iniziata per lui. Volevamo sapere, Michele, cosa si è fatto? Si è fatto parecchio male? Michele ha avuto una distruzione alla caviglia, speriamo che non sia niente di grave, però diciamo non dovrebbe essere niente di che. E ringraziamo il mister Antonio Scarpitta e alla prossima partita, mister. In bocca al lupo. Ok, crepi.